Bene, buonasera ai nostri ascoltatori, vi parliamo da Radio Science, vi parlo in collegamento con Rosario Moreno, Massimo Bonella e intervisteremo, siamo in attesa di poter parlare con lui, con il dottor Renzo Bortolussi, che è il presidente onorario dell'Associazione Acque. Do subito la parola a Massimo Bonella perché magari c'è qualche notizia, qualche news che ci deve dare. Prego Massimo. Grazie, allora, dottor Ugo Lombardi, sono 18 e 31, Science Web Network, dunque Massimo Bonella in studio, in redazione giornalistica qui di Pianeta Oggi TV da Venezia. Vi do subito una prima news, sempre per quanto riguarda lo scandalo a Venezia. Il comune di questa città sarà parte civile nell'inchiesta MOSE contro quel sistema criminogeno che ha prodotto corruzione, concussione e malaffare, come ribadito dal documento presentato dai gruppi di maggioranza. L'ha detto Sandro Simionato, vice sindaco reggente, dopo i domiciliari di Giorgio Orsoni per finanziamento illecito. Saluto, che sento che è collegato dal Friuli Venezia Giulia, Renzo Bortolussi, che ringrazio sempre per tutte le battaglie che ha fatto in questi anni. Lo conosco dal 2000 praticamente, e devo dire è un grande battagliere che ha veramente fatto delle battaglie con la B maiuscola. Ecco. Lo ringrazio di essere qui in trasmissione a spazio aperto. Io a questo punto do la linea a Bari, al dottor Ugo Lombardi, per il proseguo della trasmissione dell'intervista. A te, Ugo. Bene, grazie. Intanto è qui con me Antonella Intranò, con cui portiamo avanti questa trasmissione. E Buonasera a tutti. stasera ci interessiamo, come abbiamo anticipato nella premessa, ci interessiamo dell'ambiente, in particolare dell'inquinamento dell'ambiente. E lo facciamo con il dottor Bortolussi, che è diciamo, vicepresidente, ma presidente onorario dell'Associazione Acqua. Presidente, buonasera. Buonasera a voi. Bene, intanto la ringraziamo per essere con noi. La domanda che ci si pone è perché è nata la sua associazione e quali propositi, quali finalità avete? Allora, l'associazione è nata nel 2001 in modo iniziale per un grosso problema che si doveva, delle opere che dovevano essere costruite e realizzate sul fiume Tagliamento, il fiume che è studiato dalle maggiori università del mondo. Io ho personalmente conosciuto ricercatori di Kyoto, nel Giappone, americani, inglesi, tedeschi, perché è un fiume rimasto quasi del tutto naturale. Quando queste proposte, io sono venuto a conoscenza di queste proposte nel 96 tramite un ricercatore tedesco, Clement Tochner, quando mi ha illustrato queste proposte, sono rimasto esterrefatto. Qualcosa di incredibile che poi si è rivelato del tutto inutile, proposte tentativamente per salvaguardare la popolazione, ma in realtà erano pensate per ben altro. Bene, ma il Tagliamento mi pare che abbia una lunghezza più o meno di oltre 100 e rotti chilometri, dottore, vero? 172 chilometri. 172, ed è un fiume che nasce ai confini fra il Friuli e il Veneto, mi corregga? Nasce presso poco dove nasce il Piave. Benissimo. Perché è nata questa esigenza? Perché qualcuno magari vuole creare delle opere che possono inquinare il fiume. Si parlava di alcune casse di espansione. Quindi casse di espansione. Prego, 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 dottore. Ecco, le casse di espansione in realtà non sono diciamo nocive per quanto casse di espansione, perché ci sono posti dove ad esempio sull'Arno sono state realizzate casse di espansione per salvaguardare Firenze, e lì le casse di espansione ci stavano bene. Quello che qui si voleva fare
si volevano mettere delle casse di espansione in un fiume che era già di per sé una cassa di espansione naturale. Ecco perché queste università, soprattutto quelle tedesche, mi riferisco al gestore delle acque di Monaco di Baviera, abbiamo una loro lettera e documentazione che dice: noi abbiamo studiato il tagliamento per riportare il quanto più possibile la naturalità il nostro fiume che attraversa Monaco, l'Isar, Isaria in tedesco, perché abbiamo scoperto che quando il fiume si lascia in modo naturale si comporta naturalmente bene, diciamo questo. Tant'è vero che da quando 8 anni fa sono terminati i lavori per la rinaturalizzazione dell'ISA, non hanno mai avuto più problemi di esondazione. Sì, ma dottore, cosa sono queste casse di espansione? Cioè, ce lo spieghi, per favore? Allora, diciamo che se il fiume non riesce a laminare le piene di per sé, a controllare le piene, queste casse servirebbero per diciamo, travasare l'acqua in eccesso fuori dal fiume, no? Ci devono essere diciamo, delle casse, dei bacini di contenimento delle acque esterne al fiume, come ho detto prima, poc'anzi sull'Arno vicino Firenze. Quando l'Arno aumenta di livello, l'acqua in eccesso va a finire in questi bacini di contenimento, che sono casse di espansione. E le chiaveghe che sono, dottore, scusi? Le chiaveghe sono, sono dei, diciamo, dei rallentatori delle piene, cioè delle mini dighe. Sono un po' più fisiologiche, diciamo, rispetto alle casse di espansione. Beh, come ho detto, bisogna studiare i corsi d'acqua per quello che sono, perché non si può applicare tutto a tutti, o la stessa cosa a tutti i fiumi. È come dire che io do un'aspirina anche per il cancro. Sì, ma questa necessità di che mi pare costi 6 milioni di euro, mi corregga se sbaglio. Com'è? Il governo Tremonti ha stanziato o avrebbe stanziato 6 milioni di euro per fare questi lavori. Ma questa no, necessità. 6 milioni di euro non sono per i progetti. Solo per i progetti, benissimo. Bene, ma questa necessità secondo lei è una necessità che il territorio richiede? La gente accetta questo intervento, ritiene che sia utile, o è un progetto come tanti che nascono perché devono fare affari locali i politici? Beh, sarà come diceva la buon'anima Andreotti, a pensare male si fa peccato, no? Ma tanto stiamo in questo giro, purtroppo io ho ricevuto telefonate di quel tono lì, sa? Ecco, bene, ma questi interventi secondo lei sono necessari, sono utili? Assolutamente no, poi addirittura si è riscontrato che 30 anni fa era stato eseguito un modello fisico del fiume, io sono in contatto con uno dei dirigenti che aveva fatto queste prove sul fiume e la soluzione era ben altro. Cioè quale? La soluzione non era sicuramente non le casse. E qual è la soluzione, scusi? Allora, il nostro fiume qui, Tagliamento, ha delle anse, come il Tevere ad esempio, ha delle grandi anse perché dove non corre velocemente fa questi meandri. Bastava collegare un paio di meandri nelle aree golenali di un paio di meandri perché si defluisse molto più acqua di quanto era previsto per fare le casse. Tanto è vero che adesso c'è la Procura di Roma che sta indagando su queste
su questi fatti, perché noi abbiamo mandato a Roma il procuratore Attilio Pisani, sta conducendo tramite la procura di Trieste, stanno conducendo le indagini per scoprire come mai questa soluzione era ben nota, pagata nel 2000 5 miliardi di lire, ed è stata accantonata pur essendone a conoscenza nella bibliografia degli documenti da esaminare. Buonasera dottor Bortolussi, sono Antonella Intranò. Vorrei rivolgerle una domanda. Lei diceva che il fiume Tagliamento è uno dei pochi a carattere quasi del tutto naturale, seminaturale. Sì. Ed è soprattutto un fiume a carattere torrentizio, insomma, la sua discesa a valle è abbastanza potente, no? Sì, ecco, da diversi torrenti. Ecco, quindi la capacità del fiume è considerevole. Ma, sì, certo. Ecco, da un punto di vista geologico, la costruzione delle casse che danni determinerebbe? E quali danni provocherebbe? Sì, da un punto di vista geologico, cioè il territorio in che forma, in che misura, quali potrebbero essere poi le conseguenze immediate? E anche immediate, a parte il fatto della loro inutilità accertata, acclarata, nel senso di queste, opere, avrebbero causato dei danni proprio morfologici al fiume, perché sarebbero entrate per 10 metri nelle falde acquifere e avrebbero potuto provocare dei dissesti sulle falde, tanto per cominciare. Quindi avrebbero potuto causare dei sismi? La sento male, non so perché, ma la sento molto male. Dicevo che avrebbero potuto causare dei sismi, dei terremoti. Anche, difatti ci sono stati fatti dei test anche per il terremoto, perché queste strutture avrebbero avuto un considerevole peso sul fiume, che è un manto di ghiaie per centinaia di metri. Quindi ci sarebbe stato anche il rischio concreto di frane abbastanza devastanti? Di frane proprio no, però come ho detto prima, le falde avrebbero inciso sicuramente nelle falde acquifere, che i tedeschi avevano buttato dei traccianti e avevano scoperto che queste falde acquifere portavano l'acqua a 5 km sulla destra orografica e a 20 km su quella sinistra. Quindi i pozzi artesiani sarebbero stati sicuramente tutti inquinati. Tutti inquinati, quindi anche con dei rischi per la salute pubblica praticamente. Ma senz'altro, poi ci sono delle industrie che usano tanta acqua, queste qui avrebbero potuto soffrirne. Ma il Tagliamento negli anni passati che genere di interventi ha subito? È stato deviato il corso? No, ci sono stati fatti dei pennelli durante il periodo fascista, e ci sono state delle deviazioni, ma di poca entità, ecco. Ma oggi si parla del problema del rigurgito per il Tagliamento, non è vero? Beh, potrebbe essere. Sicuramente non avrebbe queste opere non avrebbero fatto bene. Non avrebbero aiutato ad eliminare questo fenomeno? No, avrebbero senz'altro, perché ogni volta che l'uomo manomette la natura, in qualche modo si ritorce contro. Beh, ma io sento, dottore, che lei parla dal condizionale. Possiamo ritenere che il pericolo sia passato, o c'è ancora la possibilità che qualche iniziativa politica raggiunga? No, il pericolo è sicuramente passato, la Cassazione ha bloccato tutto. Bene, meno male. E quindi abbiamo risolto un pericolo che riguardava l'inquinamento delle acque, ma lei crede che ci siano altri pericoli da cui difendersi?
Ci sono altri torrenti qui vicino che si cerca di fare, ad esempio, manomettere questi corsi d'acqua per motivi, come abbiamo detto prima. Tanto è vero che, ad esempio, sull'altro fiume, l'altro torrente Cellina, la Rai 3 di Roma è venuta a intervistarmi e sul libro pubblico le foto e quanto è stato fatto. Ad esempio, un giornalista di Rai 3, Andrea Tinari, stava cercando di capire perché si è speso 200 milioni di euro per un'opera che ha diverse problematiche. E lei, oltre ad essere presidente onorario dell'Associazione Acqua, è Sì, anche uno scultore, è anche è uno vero. scrittore. E beh, ho scritto il mio primo libro, ma in realtà è una cronologia di dati e delle battaglie che 30 anni di lotte personali, un libro nel libro c'è. Un po' autobiografico suo e dell'associazione. Cioè. Come? Dicevo, un po' autobiografico suo e dell'associazione della quale è Esatto, presidente. sì, un libro nel libro. Un libro nel libro. Il titolo? Il titolo è Non solo casse. Non solo casse. Ah, bene, allora ci spiega che cos'è il tubone? Il tubone è stato realizzato circa 25 anni fa e per portare l'acqua da un torrente al fiume Tagliamento. E anche lì io ho avuto delle confidenze di cose strane, tipo Mose. Ma Capisce? lei ha subito minacce per la sua attività? Perché E molte, molte, guardi, denunce fasulle, minacce, ci sono state delle minacce serie anche. posso chiederle da parte di chi? Guardi, quando le dicono anche tu hai due figli, sa? Ah, ecco. Quindi il contenuto era questo. Gatti neri buttati, cani avvelenati, denunce fasulle scritte alle procure, firmate col mio nome, ovviamente, dove io non ero a conoscenza. E guardi caso, nell'ultima pagina del libro io inserisco due delle tre risposte che ho ricevuto dal Consiglio Superiore della Magistratura che ha archiviato le nostre denunce. E lei come si è difeso da queste minacce? Qual è stata la risposta che ha dato? Ma guardi, si dice in inglese che se temi il calore non stare in cucina. Beh, si potrebbe spegnere anche il calore, no? Ma sai, la mia 17 anni in Canada mi hanno insegnato tante cose. Dottore, secondo lei quali argini si possono porre non solo per il fiume, ma anche per questo tipo di iniziative? Diciamo che queste minacce sono non solo nazionali. Ma guardi, io quando pubblicherò il libro, che adesso sarà a breve in stampa, ve ne manderò una copia. Ah, con piacere. Sì, ne daremo notizia naturalmente. Sì, E quindi non ci può anticipare nulla? come? Non può anticiparci nulla? Beh, esattamente quanto vi ho detto, solo che ci saranno 200 più pagine per spiegarle. Insomma, io mi consenta di farle questa domanda. Io per poco tempo che sono stato in Sardegna, ho visto che gli accessi al mare sono rimasti quelli di una volta, cioè significa che gli accessi al mare non hanno subito, almeno non tutti, processi di ammodernamento oppure di asfalto di strada, eccetera. Questo perché magari hanno. Cementificazione. Prego, prego, dottore. Sì, dicevo di cementificazione. Esatto, questo perché tutelare le conche e il Territorio. territorio, diciamo, perché magari,
può essere raggiunto solo attraverso le barche. Questo principio non vale nella nostra regione del nord? Beh, sicuramente, sicuramente. Difatti una aveva pensato a fare un sottotitolo nel mio libro scrivendo Via col cemento. Ecco, sì, via col cemento, perché io vorrei chiedere a questi signori che significato ha andare in montagna e trovare una città di montagna. L'ho sentita male, non so perché, ma c'è un collegamento. Mi chiedo che significato ha andare in montagna per Sì. trovare una città di montagna con gli stessi difetti di una città che offre una città, quella che può essere una città di valle, cioè di inquinamenti, il caos. Io vado in montagna non per trovare una città, vado per trovare la montagna, insomma. Purtroppo il collegamento non mi permette di capire quello che stai dicendo. Ma non ci sente bene o sente male? No, Cioè, la volevo sento dire. ondate, ondate, vai, vai, Ah, vieni là. infatti. Ci Rosario, sente come mai c'è quest'onda? Pronto, Scusa. Rosario? No, intuisco qualche volta quello che mi ha detto, perché come ho detto, va ondate. Alti e bassi nella conversazione. Io le chiedevo, dottore, come mai la gente va in montagna, ma va in montagna non per cercare una nuova città, ma per trovare la montagna. Io se mi sposto dalla città vado in montagna perché desidero non trovare un'altra città, ma trovare la montagna. È un principio semplice. Come mai questa gente ci vuol togliere anche questo? Speculazione. Ecco, la La solita speculazione. speculazione. Guardi, io ho visto i progetti del Mose, sono stato anche in Olanda, ho visto cosa hanno fatto in Olanda perché sono i più grandi esperti loro delle acque. In Olanda, quando hanno visto il progetto del Mose, si sono messi a sghignazzare, neanche a ridere. Certo Quindi che Italia nostra aveva ragione. Ecco. Ecco. Ha detto, scusi, dottor Bortolussi, Com'è? non abbiamo capito cosa ha detto. Vuole ripeterlo, per favore? Sì, lo ripeto, ho detto, ho visto i progetti in Olanda Sì. per la regimazione per le alte maree. Sì. E qui so che quando hanno visto i progetti del Mose in Olanda, si sono messi a sghignazzare, non a ridere. Ancora peggio, quindi siamo stati messi proprio sul ridicolo. Ma quello che sta avvenendo oggi, rispetto appunto al Mose, rispetto anche alla sua esperienza, la proietta in che tipo di futuro per il territorio? Cioè, qui abbiamo una situazione ogni giorno sembra vada peggio. Non abbiamo il benché minimo rispetto ambientale e sembra che non ci rendiamo conto che il tutto si ritorcerà contro di noi. Allora, lei che tipo di prospettive pensa abbia il nostro territorio? Guardi, un dato di fatto è quanto i verdi, i cosiddetti verdi in Italia, il consenso che hanno. Perché c'è così poco consenso sui verdi in Italia, mentre diciamo che è 10 volte superiore in Germania e quasi lo stesso in Francia? Perché, perché si parla sempre di credibilità. La lotta che ho dovuto fare io era stata soprattutto per avere credibilità. Capisce che non si può avere credibilità quando si combatte una lotta per interessi privati e interessi propri. Le lotte si vincono solo se l'interesse è collettivo. Beh, ci vuole anche condivisione in effetti, però, perché questo possa essere fatto. Ritengo che lei attorno abbia avuto persone che l'abbiano sostenuta in questa battaglia. Ma sicuramente abbiamo un direttivo
favoloso, la stampa è dalla nostra parte, avranno scritto la stampa circa, diciamo, su questa specifica lotta almeno 500 articoli. Quindi è sempre più importante che sia il cittadino a prendere coscienza, perché alle volte sembra che i problemi siano sempre relativi o che comunque il proprio impegno personale non sarà sufficiente o necessario per risolverlo. Si tende sempre un po' a demandare, no? Infatti c'è un... Perché il cittadino che si muove per la collettività viene visto con sospetto, perché dicono tanto, sono tutti uguali. Spesso hanno ragione, però non tutti. Eh beh sì, a giudicare da quello che si sta scoprendo, effettivamente verrebbe da pensare così. Noi abbiamo avuto una proposta, dottore, credo che lei l'abbia sentita. Il presidente del Senato, che è un magistrato, in seguito a questi scandali che si stanno avvicendando nelle varie regioni, ha proposto di affidare le gare di appalti, gli appalti, almeno quelli nazionali, quelli più grossi, a strutture super affidate, e cioè alla DIA. Lei sarebbe d'accordo su iniziative di questo tipo? Beh, sono sicuramente d'accordo, perché la questione è trovare le persone affidabili. Questo è perché purtroppo scopriamo ogni giorno che i controllori controllavano il loro portafoglio più che quanto dovevano controllare. Tant'è vero che la nostra nazione credo sia sotto il controllo della Comunità Europea. Beh, guardi, io ho provato almeno due volte a chiedere al Parlamento Europeo, anche tre volte al Parlamento Europeo, alla Commissione Petizioni, ho ricevuto anche lì molte delusioni, sa? Ah, benissimo. I burocrati europei purtroppo anche lì sono lì per... intanto si becca un bel stipendio, no? Ecco. Ma io i risultati non ne ho visti. E quale potrebbe essere, secondo lei, la soluzione? Creare una super associazione? Come dire, la soluzione sarebbe l'onestà, ma sarebbe un termine molto in disuso. Non abbiamo compreso, infatti, la soluzione sarebbe? L'onestà. Ah, l'onestà, certo. Sì, ma è un termine che non è più desueto ormai. Sì, ormai è stato veramente dimenticato, non mi pare nemmeno possa essere più definito desueto, assolutamente dimenticato. Ma nella sua esperienza, ecco, se lei sa che anche qui noi in Puglia abbiamo i nostri bei problemi, noi abbiamo un mostro come l'Ilva. L'Ilva di Taranto, che purtroppo ha seminato e seminerà ancora parecchie vittime. Lei è riuscito a vincere la sua battaglia. Che cosa consiglierebbe ai tarantini e non che stanno cercando di fermare l'opera di morte di questo siderurgico? Beh, guardi, ho avuto anch'io delle esperienze qui con i controllori che controllavano poco, uso un eufemismo. Cosa posso dirle? Trovare persone che si dedicano all'ambiente senza interessi personali sarebbe l'ottimale. Quindi una reale condivisione degli intenti, sostanzialmente. Sì. Anche se questo costa parecchio, mi pare di capire. E purtroppo sì. Purtroppo sì. Bisogna essere pronti e preparati a subire vessazioni. Dottore, ecco, io vedo che ogni cosa che accade nel nostro paese sorge un'associazione. Abbiamo l'associazione degli stomizzati, abbiamo l'associazione degli scoagulati, abbiamo l'associazione di quelli che hanno il mignolo corto, abbiamo l'associazione degli svitati di cervello, mi scusi il termine. Cioè qui praticamente questa nazione ha bisogno di un'associazione per ogni tipo di problema. Vuol dire che il sistema non funziona. Allora, quando secondo lei la gente prenderà consapevolezza di questo? Perché abbiamo bisogno di ogni cosa, ogni intervento ha bisogno di un'associazione. Dobbiamo difenderci quindi dalla politica.
Ma guardi, io ero iscritto anche al WWF e poi ho scritto anche delle lettere che sono state pubblicate sui giornali. Bisogna stare attenti a non cadere nell'effetto opposto, nel fanatismo, perché la credibilità non può essere nel dire sempre no a tutto. Quindi bisogna usare il buon senso. È chiaro, bisogna individuare i percorsi migliori per giungere alla soluzione più corretta e quella che rispecchi meglio i principi dai quali si è partiti. Ma la sua associazione adesso, in questo momento, sta conducendo altre battaglie dello stesso tenore? Beh, siamo spesso, abbiamo molte richieste e qualcuna l'accettiamo, qualcun'altra no, perché quando prendiamo un caso, diciamo, il direttivo quando prende un caso lo porta fino in fondo, quindi non possiamo disperderci in mille rivoli. Dobbiamo Questo concentrarci nelle cose che sono più efficaci, che hanno più possibilità di essere vinte e accolte. Mi fa pensare che le emergenze siano diverse, siano tante. Qual è quella più pressante secondo lei in questo momento? Ma guardi, in questo momento il fatto che noi ci siamo, che noi esistiamo perché la stampa, le media come voi, la televisione, i media in generale ci seguono, il fatto che ci siamo qualche volta serve anche per prevenire, perché qualcuno sa che quando ci mettiamo in moto non è che molliamo l'osso. Siete tenaci. Eh sì, perché portiamo i casi fino in fondo. Quando siamo convinti, non sempre vinciamo, ma ne abbiamo vinte parecchie. Prossimo obiettivo dell'associazione qual è? Continuare così come siamo, tant'è vero che purtroppo il presidente attuale lascia la carica per motivi personali. Purtroppo dovrò riprendere in mano direttamente, anche se sono sempre stato molto vicino. Io volevo lasciare la mia eredità a qualcun altro giovane, ma non è facile trovare persone che si impegnino e che abbiano carattere, forza e siano economicamente indipendenti. Presidente Roberto Corai, quello attuale, il presidente attuale. Sì, adesso lascia perché, come ho detto, anche lui ha altri impegni. Siamo molto vicini, rimaniamo vicini, però direttamente non lo farà più. Ma presidente, dottor Bortolussi, le volevo Sì. chiedere, secondo lei potremmo noi auspicare che la sua associazione interessi anche i nostri fiumi, visto che abbiamo anche le montagne qui in Puglia? Lei lo sa che abbiamo anche degli istruttori di sci, secondo alcuni. Ma Abbiamo pagato anche abbiamo avuto contatti in Calabria, abbiamo avuto contatti nel Piemontese, siamo in contatto con diverse realtà. Quindi la cosa importante è comunque creare una rete di contatti fra le varie associazioni. Infatti siamo spesso in contatti anche con l'estero, abbiamo dei contatti naturalmente per lo scambio reciproco di informazione e quant'altro. Beh, lei sa che noi abbiamo uno degli acquedotti più grandi e più importanti d'Europa, no? Quindi le nostre acque avrebbero bisogno e hanno bisogno di molta tutela. Tutela, Hanno bisogno, scusi, di molta? attenzione. Beh, l'attenzione deve essere costante. Speriamo anche di qualchedun altro. Speriamo che anche la popolazione cominci a prenderne atto. La sua ultima opera scultorea qual è stata? È una solo giustizia in Italia. Ecco, perché infatti tutte le sue opere comunque hanno di fondo sempre lo stesso messaggio, rispetto per l'ambiente, la legalità e la giustizia. Ce la vuole descrivere? Quest'ultima Sì, quest'ultima. è fatta proprio è un cerchio che si apre, indica la grande G.
di giustizia. E al centro ho messo un piccolo motorino che fa girare tre palle, una bianca, una rossa e una verde. Eh beh, insomma, mi sembra perfettamente rappresentata. Beh, penso che possiamo liberare il dottor Congedarci, sì, Bortolussi. è stato molto esplicativo il dialogo, il colloquio con lui e speriamo di poterci sentire di nuovo. Io credo Con che delle novità. avremmo bisogno di unirci alla vostra associazione, anche perché, ripeto, noi abbiamo bisogno di tenere pulite le nostre acque, oltre che le nostre montagne, quindi con voi credo che potremmo fare una bella pulizia. Che ne Ma pensa? speriamo, guardi, io mi dedicherò finché posso. Lei e tutte le altre associazioni presenti sul territorio, Sì, perché... siamo collegati, come collegati con c'è un coordinamento comitati di cui il presidente è il mio nostro grande amico. Collaboriamo quanto più possibile. Le faccio un'ultima domanda. Lei vede nel futuro le associazioni territoriali, intendo, come soluzione ai problemi che si presenteranno, ambientali e non, intendo? Ma io credo proprio di sì, perché di volontariato mi pare che in Italia ce ne sia parecchio ed è una conseguenza della mancanza di Stato. Esatto, Esatto, esatto. era proprio questo che volevamo capire. Grazie, dottor Bortolussi. Grazie, buon Grazie a lavoro. voi. Grazie, a Arrivederci. risentirla. Saluto, grazie. Buonasera. Saluto anche da Buonasera. parte mia. Ciao Vinzo. Ciao Massimo. Ti farò sapere quando ho il libro, sai? Perfetto, ecco, su questo ci dedicheremo un settimanale di Veneto Oggi Reporter. Perfetto. Daremo la notizia anche da qui, naturalmente. D'accordo, Certo. grazie. Grazie a lei. Saluto, buonasera. 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 Beh, insomma, avere la possibilità di chiacchierare con persone che si dedicano agli altri è una cosa molto bella, fa piacere sempre. Noi, naturalmente vorremmo queste associazioni diffuse, sul nostro territorio, anche perché, come dicevamo prima, dove manca l'iniziativa politica, servono le associazioni, anzi, forse le associazioni dovrebbero individuarsi come delle strutture che ci aiutano a difenderci da molte brutte iniziative politiche, no, Massimo? Assolutamente sì, e fa, come dire, un parafulmine. Insomma. Ma è un fatto, insomma, è un fatto che ormai la gente senta sempre di più l'esigenza di associarsi e consociarsi, non solo perché c'è una condivisione, dei problemi, anche del tentativo di trovare delle soluzioni, ma anche perché altri strumenti, non ne vediamo. Il dottor Bortolussi diceva giustamente che in Germania e in Francia la credibilità del Partito dei Verdi è ben più alta rispetto a Certo, quella che abbiamo in certo, Italia, certo. ma è pur vero che non è un dato isolato, è la politica in quanto tale che purtroppo ha perduto ogni genere di fascino. Ci dovrebbe essere un livello, un superamento, un miglioramento del livello della politica. Se la politica, crea questi problemi, forse sarebbe meglio farne a meno, no? Questa politica non ci serve. In effetti non fa una piega il ragionamento, è proprio così. La Insomma, dimostra. noi Massimo, scusami, noi abbiamo bisogno di politici che facciano programmi per il futuro. Abbiamo quindi delle soluzioni che solo loro ci possono dare. Noi abbiamo bisogno perché loro sono nelle leve del comando. Noi possiamo solo essere da stimolo, possiamo fare una valutazione sul territorio, possiamo essere così, cercare di indurli a fare qualcosa. Ma chi ha le leve, chi è nel tessuto linfatico del territorio sono loro, quindi loro possono programmare interventi di lungo respiro. E mi sembra proprio strano che debba esserci addirittura delle associazioni che devono difendersi dagli interventi dei politici. Questo è assurdo, insomma. Il politico dovrebbe essere invece al contrario, dovrebbe aiutarci, dovrebbe tutelarci, salvaguardarci, insomma. Ah, questo è un problema di fondo, effettivamente, che praticamente,
praticamente è un problema di fondo, insomma, ecco, su questo bisogna fare un ragionamento molto molto preciso. Loro sono andati alla Corte di Giustizia europea, Massimo, eh. Io leggevo che si sono Sì. rivolti alla Corte di Giustizia, e meno male, e meno male. Ma senza risultati. Però senza risultati, però. Ma probabilmente ci dovrebbe essere anche una maggiore coscienza da parte dei cittadini. Io ribadisco con fermezza questo punto, perché se il politico è lì, banale dirlo, è perché qualcuno ce l'ha mandato. Certo. Allora, sino a che le logiche elettorali risponderanno a criteri di comodo e di compromesso e non di buon senso, come diceva il dottor Bortolussi poc'anzi, non c'è buon senso, per cui il voto va a chi ti può garantire di esaurire, insomma, i tuoi desideri, quello che tu hai da chiedere. Se si continua ad anteporre l'individualità, quindi l'egoismo, al bene della collettività, non credo che i nostri politici potranno essere molto diversi. E quindi non saremo diversi noi. Loro non ci piacciono alla fine, non ci piacciono per niente, No, perché questa politica no. sono, ma non ci piacciono perché rimandano la nostra stessa immagine, sono il nostro specchio. Ecco perché ci stanno così tanto antipatici. La nostra Noi li indifferenza, vorremmo esportare, questi no, qua. non è vero, l'avremmo già potuto fare. Il problema è che se stanno lì è perché noi continuiamo a mandarceli. Quindi o veniamo fuori da una logica di compromesso e di voto di scambio, perché questo è il voto di scambio, o non se ne viene fuori. Per esempio, Massimo, c'è stata, credo, ieri una tempesta, una grandinata violentissima in Germania, con Sì, ho dei visto. danni. Ecco, vuoi parlarcene un attimo? Sì, ti dirò, non ho, dovevo fare anche un flash sul pianeta oggi TV, poi per problemi più urgenti non sono riuscito a realizzare quella piccola edizione di Ecomondo 2000. E, ho visto comunque delle immagini anche su Facebook. Beh, innanzitutto si è presentato, come dire, in termini molto semplici, un nero da far paura, sembrava che il cielo nero toccasse per terra. E quindi da lì poi si è scatenato una cosa terribile, grandinata che ha fatto danni e anche vittime. Credo che abbia fatto invece un piccolo flash sulla testata, un flash solamente proprio, c'è cioè un flash scritto, un news flash. Sì, infatti quello qua, devastante grandinata in Germania, si registrano 5 vittime. Dunque ieri sera si parla già di 5 vittime. Sono dei temporali mai visti prima, vuol dire che qualcosa non quadra, c'è un'anomalia climatica. C'è da chiedersi dove mai questa anomalia climatica, cioè non è che viene fuori così perché chissà per quale motivo o chissà per quale magia, perché probabilmente l'uomo è andato a stuzzicare l'equilibrio, e sempre a fine per far soldi, perché quello è poi lo scopo finale. E dunque stuzzica di qua, stuzzica di là, alla fin fine paghiamo le conseguenze, non immediatamente, ma dopo un certo numero di anni possiamo risentirne causa ed effetto sostanzialmente. Ecco, infatti, era proprio questo quello che volevo dire, cioè l'uomo con la sua azione scellerata ha alterato degli equilibri perfetti che la natura ci ha donato. Il risultato qual è? Un ambiente ormai devastato, scarse possibilità di una qualità della vita decente per i nostri figli e per i nostri nipoti, gravissime difficoltà già per noi allo stato attuale delle cose, perché e li abbiamo osservati tutti i cambiamenti climatici che ci sono stati in questi anni, no? Certo, li abbiamo subiti, ma a me piace ricordare sempre, perché credo che si possano vivere, magari spero ancora per molto tempo, del quotidiano fatto di una gita in montagna, dove magari si possono ancora vedere pascolare, delle Mucche. mucche, e si possa vedere, Massimo, un po' di latte che viene prodotto in loco, e che venga distribuito dopo una attenta selezione ai consumatori, i quali continuano a respirare aria molto bella, continuano ad avere anche un panorama altrettanto bello, sedendosi su panchine che non sono state ancora devastate dall'inquinamento. Se ci rendiamo conto che tutto questo può essere ottenuto soltanto con un'attenta osservazione e comunque tenendo lontana la politica corrotta da queste strutture, forse riusciremo a conservarli.
questi parchi naturali, queste montagne, questi paesaggi così belli, se no poi magari la gente dove dovrà andare se anche il tagliamento viene corroso dall'inquinamento, se anche la montagna viene devastata dall'inquinamento, dove li mandiamo questi signori quando vogliono un po' d'aria pulita, secondo te Massimo, dove li possiamo mandare? Allora, due considerazioni. La prima è questa, che qualcuno pensa che con i soldi si può risolvere tutto e ripristinare tutte le zone anche che sono state inquinate in modo irreversibile. E invece non è così. Primo, ma questi lo pensano questo e vogliono arraffare sempre più soldi perché sono malati di mente. Cioè, e questo è il Esatto, punto alla fine esatto. fondamentale. Questa gente è malata di mente perché non è normale una cosa come è successa qui a Venezia. Scandalo a Venezia, uno scandalo mondiale questo. Cioè, non è normale una cosa del genere. Questa gente qua che ha fatto tutto questo, ma avete sentito che cifre, che foraggiamenti, cioè, vuol dire, non è normale. Allora, Lavori che durano da oltre 20 anni, mi pare, no? la cosa è partita, ma già dagli anni 80, insomma, c'è cioè una cosa Quindi assurda. Ma avrebbero potuto. Prego, prego, Massimo. mi meraviglia perché non si sono accorti prima, ma comunque io a questi magistrati che hanno scovato questa situazione gli aumenterei la paga del triplo, ma molto volentieri, del triplo gli aumenterei la paga. Invece con pochi soldi riescono a fare questi lavori che sono lodevoli, perché veramente hanno estirpato un mezzo cancro, perché poi non è finita, adesso io voglio vedere poi tutte le varie diramazioni di questa situazione, dove si va a finire, in che ambiti, in che settori si va a finire. Io penso che qualcuno abbia il fuoco sotto il sedere in questo momento qua, non so come dorma di notte, tutte quelle persone satellitari a sta faccenda. Ecco. E poi un'altra cosa ancora, che volevo dire, che sono sfuggita, Quando parla di denaro. la prima, anzi, mi è venuta in mente. Allora, la prima ho detto perché uno con i soldi pensa di risolvere tutto. La seconda è che c'è veramente da ridere: i tedeschi cercavano di ripristinare il proprio fiume Isert studiando la naturalità del fiume Tagliamento, cioè non andando a studiare eventuali lavori. Tecnici idraulici che ha fatto la regione Friuli. No, loro studiavano la naturalità del fiume Tagliamento per ripristinare il proprio fiume che hanno distrutto con le carte di espansione. Penso che questo dica tutto, non occorre aggiungere altro. Certo. E Massimo, fa ma a pensare, proposito. e Antonella fa pensare come quel povero Renzo Bortolussi, cioè. Ha fatto una battaglia che ha ricevuto minacce, minacce di morte perché io lo so, mi piace poi mettere il dito sulla piaga, cioè lì hanno cercato anche di ucciderlo, ci sono denunce in corso, c'è una cosa veramente terribile. Quindi pensiamo, voglio dire, da chi siamo circondati, pensiamo a questo, da chi siamo circondati qui. Qui siamo in pericolo tutti i giorni, siamo minacciati tutti i giorni, bisogna stare attenti perché altrimenti hai una spada di Damocle che casca, cioè. E ti fa male. Adesso anche col discorso del MODE, tutti dicono, chissà che vada finito, che vada terminato, che almeno che vada terminato, che altrimenti sarà peggio ancora. Vabbè, supponiamo che vada terminato. Adesso io non sono un tecnico, ma la domanda me la faccio. Volevo farla prima a Renzo, ma poi c'è un po' di problemi di ricezione di audio, ho detto lasciamo stare, avremo modo comunque di approfondire questo aspetto. Ma quando tu tieni le acque fuori dalla laguna? Tutta quella massa di acqua, perché sarà tanta, dov'è che va a finire? C'è il rischio poi che vada a premere lungo le coste del Veneto orientale, del Veneto occidentale, lungo le coste anche del Friuli, Venezia Giulia, Lignano, Grado, mi viene in mente, cioè quella massa lì andrà a premere, andrà dentro ai fiumi e metti caso che in quel momento lì c'è vento da scirocco, c'è un forte nubifragio, una bomba d'acqua nel Veneziano, nel Trevigiano o che ne so io, nel San Donatese. Che spesso lì battono precipitazioni molto forti. Cioè, che razza di allagamenti verranno fuori? E poi, il territorio qui vicino all'aeroporto Marco Polo di Venezia, che è più basso di quasi 2 metri rispetto al livello del mare, perché siamo circa 1,70-1,80 più bassi rispetto al livello del mare, al livello della laguna. Una volta lì era zona che non era neanche bonificata, no? Quindi figuriamoci che razza di acqua alta ci avrebbe fuori, non so qua,
un lato viene fuori, cioè il tuo sacco che torna addosso alle città, quindi dentro alle case, danni e pericoli anche seri, perché sarà una massa enorme. E questo qui io non ho mai sentito un ragionamento di questo tipo. Cioè, c'è da pensare anche a questo, tanto per mettere un altro elemento in più nel tavolo qui dove stiamo parlando. Ecco, sono cose che fanno, ripeto, pensare veramente. Io onestamente sono molto preoccupato perché questi qui ci stanno distruggendo, ci hanno ormai distrutto un territorio di fatto. Certo. Ecco. Perché prendiamo anche, poi concludo perché sennò mi fa un monologo, non è il caso, ma sono cose che le vedo spesso, le vivo, le Le sento. vivi, quindi non è facile essere indifferenti, no? Brava Antonella, non è facile essere indifferenti. Ora, un passante che hanno fatto per poter deviare il traffico di là in modo tale, soprattutto quello pesante, da evitare che la tangenziale di Mestre, che adesso non è più a 4 ma è l'A57, sia appunto carica di tir, carica di traffico, quindi inquinamento, quindi code, perdita di tempo, eccetera. Io l'altro giorno l'ho percorsa e mi sono trovato in coda, ho perso mezz'ora, ho perso. Ma come? Se non hanno fatto il passante, però dove è il passante? Falde acquifere distrutte, boschi, anche sì, beh, verde, alberi Vegetazione distrutti, devastata. verde devastato, che il verde è importante soprattutto dalla periferia di una città perché filtra l'aria. Noi qui, in una città come Mestre, abbiamo bisogno di aria pulita, quindi il bosco attorno filtra, gli alberi, il verde filtra. Voglio dire, allora. Distruzione degli alberi, distruzione dei campi agricoli, abbiamo del terreno fertilissimo, inquinamenti vari, poi avete sentito anche lo scandalo che nelle autostrade si sotterra del materiale tossico Rifiuti nocivo, tossici, sì. ecco anche i rifiuti tossici. Quindi, alla fin fine, insomma, io mi trovo insieme a questi tasselli, ma che cosa è successo? Questo. Poi fanno e concludo, fanno queste cosiddette grandi opere, queste schifezze, sono di fatto, e voglio vedere chi mi prova a dimostrare il contrario, che poi non puoi nemmeno percorrere, perché costano un sacco di soldi. Perché, per fare un esempio, Mestre Sacile, per andare ad esempio a Pordenone, fa un pezzo di A27, poi prendi la 28 che ora l'hanno finita, che collega la 27, la 28 è quella che viene su dalla 4, da Porto Guaro praticamente. Quando tu esci a Sacile, e non sono nemmeno 80 km, paghi circa 6 euro. Ok? Tu fai andata e ritorno solo di autostrada, sono 14 euro, che ti viene un mezzo serbatoio di GPL, voglio dire. Ma stiamo scherzando. Allora uno dice, troppi soldi, vado per la strada normale, ci impiego quasi il doppio perché mi costa troppo. E allora tutti questi soldi spesi, offre, distruzione del territorio, distruzione, per meglio dire, scassato il territorio, per poi nemmeno poter usufruire di queste opere qua. E questi qua poi vengono fuori, avete sentito gli scandali, no? Con non so quanti soldi, che montagne di soldi che ricevevano, poi costruivano case inusabili qua, di là, no? Cioè, voglio dire, tutte queste, questi. Allora, ha detto bene prima Ugo Lombardi, forse bisogna difendersi dalla politica. Questa non è politica, questa è un atto di guerra contro il territorio e contro le persone che ci abitano in questo territorio. Questa è la verità, questo è un atto di guerra e quindi dobbiamo per forza difenderci. Certo, È quello questo che fanno le nostre associazioni ormai. sarebbe auspicabile che le associazioni come quella di cui prima fossero diffuse come dei presidi su tutti i territori nazionali, visto che le strutture addette a farlo non ci sono, sono assenti, sono latitanti. Chi dovrebbe controllare non controlla. Allora a questo punto bisogna creare dei controllori credibili, seri. Certo, ma purtroppo dovrebbe essere la Comunità Europea che quando dà dei finanziamenti per la realizzazione di qualche opera stradale o non so, dei tram, non so, dei nuovi autobus, tram, eccetera, che poi vada a controllare come vengono fatti, come vengono spesi questi soldi sostanzialmente. Invece delegano ogni Stato, no, a creare i propri controllori e quindi ecco che c'è poi. Ovviamente capite anche voi chi è quello che dà conto, quel controllo che dà conto al proprio Stato, cioè deve essere invece il controllo fatto da Bruxelles, cioè fuori dallo Stato interessato a quell'opera.
Allora, bene, queste persone, questi ispettori vengono e hanno tutto il vantaggio di vedere se ci sono delle anomalie. Se invece gli ispettori, ripeto il concetto, sono dello stesso stato, magari possono anche chiudere un occhio perché poi Certo. mettono d'accordo, c'è cioè questo con una specie di, diciamo, di conflitto di interessi. Ecco, invece dovrebbe essere l'Europa, Bruxelles, più seria, dire mando io dei controlli degli ispettori in questi stati per vedere come vengono spesi i soldi. Se no, mi Certo, con vengono questo da. però Già mi vengo a capisco pensare il che sistema, Massimo. hanno tantissimi soldi da buttare via, mi viene da pensare questo, che hanno tantissimi soldi da buttare via, allora vuol dire che è così. E allora come mai la Grecia è lì che sta per. Avete visto in che condizioni quello che è successo nei mesi scorsi? Noi non è che siamo tanto presi bene, no? E allora mancano i Non lo soldi sai. o mancano i soldi o non mancano i soldi? È davvero molto triste, Massimo, dover pensare che qualcheduno debba venire a controllarci, perché vuol dire che abbiamo perso ogni senso della responsabilità, dell'onestà e della collettività. Ma ti chiedo, ho sentito che sono emersi nomi davvero altisonanti nell'inchiesta per il Mose. Ci vuoi aggiornare? Sì, c'è chi poi ha detto che sono leggi che permettono che la gente poi si arricchisca, che ci sono queste anomalie qui, no? Ma la morale dov'è? Cioè io guardo, se allora una persona mi viene a dire, ma sai, questa legge ha tanti vuoti e quindi io rubo, allora vuol dire che proprio abbiamo fallito completamente. Ma allora la nostra morale dov'è? Non so se È mi spiego. assente, assolutamente non c'è. E allora Se è necessario. appunto, che persone siamo? Se un domani ci dovrebbe essere l'antropocrazia, cioè il governo dell'uomo, cioè l'uomo che si tutela da sé praticamente, senza che ci sia un capo, ognuno fa, voglio dire. Allora, se siamo così, questa cosa non potrebbe mai andare in porto, dobbiamo sempre avere bisogno di un capo che ci tenga con la frusta, tu fai lì, attento di non andare a calpestare di là perché altrimenti ti prendi una di quelle legnato in testa, dobbiamo essere qui sempre sotto dittatura. Allora, cos'è che noi non dobbiamo avere la morale di dire no, questa cosa qua sappiamo che è sbagliata, non la facciamo? Ecco, non occorrerebbero nemmeno le leggi, cioè ognuno sa quello che quando fa una cosa giusta, quando fa un'azione giusta e quando fa un'azione sbagliata, o c'è bisogno sempre di una legge. Cioè, chi dice questo mi fa veramente meravigliare. Comunque. Ma ti posso dire l'ultima notizia che mi è arrivata in redazione in queste ultime ore. Dunque, ci sono state delle verifiche antimafia. A Venezia la Guardia di Finanza è entrata nei cantieri della Mantovani. Controlli sono stati effettuati dalla Guardia di Finanza in alcuni cantieri di questa Mantovani nell'ambito delle verifiche periodiche sul personale relative alle norme antimafia. Secondo quanto si è appreso da fonti accreditate, le verifiche, che hanno carattere periodico, non sono collegate all'inchiesta della Procura di Venezia sul Mose, in cui risulta coinvolto anche come grande accusatore per Giorgio Baita, lo ricordiamo, a lungo dai vertici del gruppo imprenditoriale. Un'ispezione è stata fatta anche nei cantieri della terza corsia della A4, si parla proprio pochi istanti fa, se vi ricordate, la Milano-Trieste, la Torino-Trieste, e nell'area interessata dai lavori del terminal autostrada del mare in località Fusina, in provincia di Venezia, per verificare se esistano tentativi di infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici. Si tratta di controlli di tipo documentale promossi dalla prefettura sulle ditte appaltatrici e subappaltatrici. Quindi c'è anche, bene o male, l'antimafia che sta indagando, a prescindere, diciamo, dei controlli periodici che si fanno. Intanto però in questo periodo qua è arrivata anche l'antimafia, quindi vedremo se ci saranno delle novità su questo discorso. Poi niente, non ho altre, al momento non ho altre notizie, diciamo che si è parlato, mi avete sentito anche di, dopo Galano si è parlato anche di Tremonti, di Gianni Letta, insomma, la notizia è in corso, ci saranno quindi sviluppi, credo, eclatanti. Dobbiamo aspettare e vedere un attimo che cosa emerge da questa situazione.
Poi c'è una bufera anche sulla Guardia di Finanza, perché ci sono state perquisizioni nella sede del Comando Generale della Guardia di Finanza a Roma, sono state disposte nell'ambito dell'inchiesta di Napoli, che ha portato all'arresto del comandante delle Fiamme Gialle di Livorno, Massimo Mandella, e del commercialista napoletano Pietro De Riu. L'indagine, condotta dai PM Piscitelli e Vudoc, vedrebbe tra gli altri indagati anche il generale Vito Bardi per una ipotesi di corruzione. Quindi c'è veramente qua di carne al fuoco parecchia tra corruzione e quant'altro. Questo per quanto riguarda il fronte giudiziario. Poi ho altre domande, se volete, in conclusione della trasmissione di Spazio Aperto, vedo al volo, poi vi restituisco la linea da Venezia. Sì, Massimo, Sì. prego. Allora abbiamo Obama che praticamente dice che il paese deve fare un profondo esame di coscienza, così il presidente degli Stati Uniti Obama, a seguito delle vittime, delle ultime sparatorie che hanno causato vittime negli Stati Uniti. Obama si appella alla nazione, sottolineando come le sparatorie stiano diventando molto più normali di quanto nessun altro paese al mondo tolleri. Gli Stati Uniti dovrebbero vergognarsi per l'incapacità di varare leggi più severe sulle armi da fuoco. I politici sono terrorizzati dalla NRA, la potente lobby delle armi, ha detto Obama, tentando di rilanciare la riforma della legge sulle armi bocciata al Congresso. Quindi intuisco che ci sono queste lobby che hanno una forte influenza anche sullo stesso Obama. Adesso, visto che Obama ha fatto questo discorso qua, vedremo i frutti, diciamo, su questo, se cercherà di contrastare questi maledetti, diciamo, che fabbricano armi, se cercherà quindi di fare delle proteste ad alta voce, vedremo insomma il comportamento di Obama su questo. Poi un'ultima news, dunque, parliamo del tempo maltempo. Allora, farà ancora sentire la sua forza nei prossimi giorni l'anticiclone africano Ciclope, intensificando il caldo con temperature che sfioreranno anche i 38 gradi tra oggi e domani, per l'esattezza. Calo che si prevede con bollino di livello 3 venerdì in 12 città. Le ricordiamo: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Da venerdì, dunque, Ciclope lascerà il posto alla Summer Storm, la prima tempesta estiva del 2014. Lo scenario che si annuncia prevede violenti temporali, grandi nevi, trombe d'aria e un crollo delle temperature di 10-12 gradi. Il maltempo arriverà sabato prima al nord, poi al centro e domenica rinfrescherà anche il sud. Più che rinfrescherà, a mio avviso, ritornerà il freddo, perché sarebbe niente se rinfrescasse e poi stiamo bene. Poi viene giù quell'aria fredda che allora fa sentire proprio il salto notevole di temperatura che non fa per niente bene. Questo è tutto dunque della redazione giornalistica di Pineta Oggi TV. Vediamo se ho qualche ultima notizia dell'ultima ora che mi appare qui, ma no, non c'è nulla. Io a questo punto restituisco la linea a Bari per la chiusura di spazio aperto. A te, Antonella Intranò e il dottor Ugo Longobardi. Ad Antonella, però, un piccolo asterisco: sabato sono stato a Gorizia, quindi sono uscito dal Veneto, ma non ho visto nessun confine di Stato, quindi penso che siamo ancora in Italia. No, dai, hai voluto giocare d'anticipo, ma io l'avevo ben capito che non ti eri mosso dal territorio. Vabbè, vedremo se nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, che devo ritornare anche a Gorizia, di nuovo a Gorizia, quindi andrò ancora fuori Veneto, vediamo se troverò qualche confine. Non so se ripristineranno quello una volta, quello vecchio di una volta, non lo so, vedremo, poi ti farò sapere. Non credo, i miei dubbi comunque, però non si sa mai. Massimo, intervengo un attimo io perché Antonella e Ugo sono caduti con la linea, puoi notare. Vediamo, aggiungi alla conferenza, vediamo, stiamo riprendendo la comunicazione con Antonella. Antonella, ci sei? Sì.
Siamo caduti. Massimo, hai visto? La tua domanda è stata nefasta, guarda, nefasta. È stato un terremoto mediatico, questa cosa. Sì. Eh beh, certo, se tu oltrepassi i confini, ma secondo me hai portato il passaporto, te l'hanno chiesto, sono sicura. No, no, non porto proprio niente. A parte che Credo sono che dei. l'intervento di Massimo sia stato tanto esplicativo. Secondo me tu da solo fai tutto un telegiornale, insomma. Ma lui lo fa, infatti, non fa solo un telegiornale, fa tutta una testata giornalistica da Bene, solo. stasera ha fatto tutto lui, anche le temperature, insomma. Però ci ha dato una bella notizia: se arriva un po' di fresco, noi siamo contenti, eh? Guarda. Soprattutto io. Anche noi, Rosario, te lo garantisco. Ma io Rosario, tu. non ho dato una bella notizia, io ho dato una brutta notizia perché ho detto dopo ritorno il freddo, quello è fatto. Ma io lo Appunto. amo il freddo, eh. Appunto per stare in tema delle anomalie. Sì. Lo so, infatti, ormai è schizofrenico, ormai il nostro è un clima tropicale. Sì, e Rosario si riscalda col suo sigaro. Beh, ma sai, sperando, ho dovuto abbassare tutto, ventilatori al massimo, perché sto crepando, guardi, dal Ma tu caldo. hai tolto la webcam, quindi vuol dire che stai combinando qualcosa, No, Rosario. no, no, avevo tolto la webcam, ho detto per facilitare la telefonata del dottor Bortolussi. Non ti vediamo cosa hai combinato. Qui non c'è da stare tranquilli con questi due, Poi anche cos'è? perché sono al buio, gli amici che ci stanno guardando sulla web TV non mi vedranno, però gli amici Skype mi vedono, che sono al buio, vedranno solo i miei baffi bianchi. Rosario, non so se tu lo visualizzi, ma c'è Bonella che ci mostra delle immagini inquietanti. È l'orario. E l'orario? No, no, Bonella, non è l'orario. un Ah, barometro. il È un barometro, vero? barometro. Vediamo se riuscite a leggere quanti gradi ho qua in studio, finita oggi. 40 gradi. Ho 40 gradi. 50, 40-50. No, 30. Noi facciamo prima, mettiamo le dita fuori dalla finestra. Cioè, ormai diamo i numeri. Ah, 30 gradi. Siamo 30 gradi e mezzo. Ve l'ho voluto far vedere che così. Allora, non vi faccio Ah, vedere vabbè, cosa ho qua io, allora. Rosario è un alibi. Rosario, quanto Sì. c'è la temperatura? Bonella si sta creando l'alibi, vuole giustificarsi. No, sono qua, È sono così quasi. perché ha tante temperature. No, sono quasi a 35, mi si è rotto il condizionatore, quindi. Ah, fa peggio di me allora, è peggio di me. No, sai, avendo tutta la struttura qui, quindi avendo quattro PC sempre accesi 24 ore su 24, quindi puoi immaginarti come si surriscalda l'aria. No, io però, io sono qui a 30 gradi, sento che è caldo, però sto benissimo. Ecco perché ti ho detto che è una brutta notizia, io il freddo proprio non lo sopporto. Quando la temperatura arriva giù a fine settembre, cos'è, ottobre, a 15, 13, 15 gradi, per me è già freddo, io non lo sopporto. E quindi io con questa temperatura qui in studio, ma sto benissimo. Speriamo che questi temporali deviano, che l'acqua alpina li faccia deviare verso l'est europeo, no? Di solito a volte succede così, no? Ah sì. E così state bene anche voi, Massimo, manda da noi caldo. le nuvole che non vuoi tu, dai. Allora, dovremmo fare una deviazione, le facciamo entrare per il basso, per il canale di Otranto, giusto? Sì, oddio, noi siamo. Sì, va bene, ci accontentiamo. Beh, mi pare che sia arrivato il momento di salutare i nostri ascoltatori. Certamente, certamente. Allora, ringraziamo il dottor Bortolussi per aver partecipato alla nostra trasmissione Speriamo di averlo presto fra noi. col suo libro. Ringraziamo Massimo Bonella, direttore della testata giornalistica online Pianeta TV, pianetaoggitv.net. Ringraziamo Rosario Moreno per la regia, come sempre. Agli ascoltatori Prego. E ringraziamo gli ascoltatori, Per averci certo. ascoltato. Hanno avuto anche oggi tanta pazienza. Benissimo, sì. Diamo appuntamento mercoledì prossimo, sempre su Saiuz Web Network e sempre alle 18:30 con spazio aperto. Un saluto da Antonella Intranò. E da Ugo Lombardi. Buonasera Buonasera. da Venezia. dalla regia, allora mi tocca dire. Ciao, un caro saluto a tutti Ciao, quanti. Arrivederci. Ciao.